Vendere Valore, speciale festival del podcasting. Alcune delle voci dei migliori podcaster italiani. Con Paolo Pugni. Festival del podcasting, dopo aver intervistato Rossella Pivanti, sono qui con l'altro grande ispiratore del festival di Fortune, quindi Francesco Tassi, anche lui innanzitutto cazziatone perché ci ha abbandonato a metà con Io Credo, ci ha lasciato lì come sulla fine di, non so, come se alla fine della Casa di Carta 1 non ci fosse subito la seconda sezione, cioè uno rimane travolto, disperato. Mea Quando culpa. Riprenderai? Mea culpa. No, riprenderò tra poco. Chiedo scusa, ma in realtà è una scusa per arrivare ancora più carichi, quindi... Certo, è come appunto i serial televisivi americani che ti lasciano lì per 3 mesi, 4 mesi con quello che è appeso con un dito, oppure addirittura, però non fare come una delle cose che deludenti che ho vissuto nella mia vita è il telefilm Flash Forward, che era meraviglioso, che finisce con lui che salta dal balcone con un incendio dietro che non sai se vive o muore. Mai stata la seconda serie, almeno scrivimela, cioè mettimi un testo, fammi capire come finisce. No, ci hanno lasciato lì appesi. Ecco, non fare questa cosa. No, non la farò. Allora, ascolta, da dove nasce Io Credo? Perché Io Credo è uno dei più bei podcast, penso appunto, secondo me, è in, quindi una lite in famiglia, una rissa in famiglia con quello di Rossella. Perché per qualità del contenuto, qualità dell'audio, qualità della preparazione della puntata, è qualcosa che è molto più simile a una radiocommedia che non a un serial TV in radio che non un podcast tradizionale, no? Che appunto faccio coming out immediato, io sono della famiglia buona la prima, quindi neanche andare a ritoccare l'audio, vai così come è andato, vai in diretta automaticamente. Da dove nasce l'idea? E innanzitutto grazie mille per i complimenti, vi giuro che non ho pagato Paolo per questa cosa. E non ancora, però non ancora. Mettiamo d'accordo dopo, come dice sempre adesso Beltrano. Ma in realtà nasce dall'esperienza, poi in realtà, come in realtà parlo nel podcast, ho sempre seguito le persone che in qualche modo avevano le cose molto chiare e un po' le ho invidiate, no? Perché incontrare qualcuno che ha long sight, che sa quello che vuole, è quasi magnetico, no? E ho fatto tesoro però di questa delusione verso me stesso, dicendomi: cavolo, io non lo so, ma porca vacca, sono disposto a metterci tutto quello che ho per scoprirlo, per scoprire qual è la mia strada. E il mio podcast parla di questa ricerca, è un podcast che non insegna niente a nessuno, è un podcast che mette in piazza i miei errori e le persone in realtà che mi hanno aiutato poi a superarli in ogni fase della mia vita. E che in realtà scrivendolo di per sé mi ha insegnato, mi ha ricordato, e quindi voleva essere un modo proprio per condividere, perché quando si parla sono poche in realtà le persone che molto onestamente sanno esattamente quello che vogliono e la metà mentono. E sono molte di più quelle che sono alla ricerca. No, e parlando con queste persone ho detto: cavolo, condividiamo insieme la nostra esperienza, e da qui nasce un po' Io Credo. Allora, tu hai messo insieme in Io Credo una serie di fattori che a mio parere rappresentano un po' l'icona del podcasting. A parte la cura estrema per tutto quello che è appunto la comunicazione, il modo con cui tu hai scelto di raccontare le storie, che è musica, che è effetti sonori, che è pulizia del testo molto accurato, ma proprio quello che stavi dicendo adesso direi che sono un po' alla base anche di tutti gli altri podcast che si sono raccontati qui oggi. Generosità, quindi non ho immediatamente un desiderio di monetizzare, ma racconto qualcosa perché voglio soprattutto mettere in condizione gli altri di imparare non perché faccio una lezione, ma imparare da un'esperienza, no? Quando condividiamo un'esperienza comunque gli altri spunti li trovano, magari non ripercorro gli stessi errori oppure sono avvantaggiato in trovare delle soluzioni possibili. Esatto. Secondo questa capacità, che anche questa secondo me è più dei podcaster che di altri ambienti, non lo dico perché siamo qui con le puppe in testa, ma perché mi sembra di poterlo riscontrare, che è quello di non avere paura dei propri errori, no? Partire anche raccontando gli insuccessi, le fatiche. È difficile trovare un podcast che si ride addosso, che si parla addosso, no? Magari è più facile nei video, ma la classica impresa, leader di mercato, che a 360 gradi intorno al cliente, non è nei podcast.
non c'è. Sì, sì, sì. Non è lì. In ipotesi c'è qualcuno che dice: guarda, ho provato a fare questo, non ha funzionato, però quest'altra roba invece è andata, parliamone un attimo. E poi questa capacità di ascoltare, perché il podcast crea comunità, esatto, a differenza di altre cose. Quindi secondo me queste cose assieme tu le rappresenti in maniera eccellente. Grazie. E sei di spunto per gli altri. Però ecco, qui fammi mettere un po' il cappello, visto che siamo a Milano, il milanese imbruttito, ma alla fine cosa ci ricavi da questo? Molto onestamente, nel mio portafoglio niente. Però la cosa che mi fa andare avanti, una mia puntata, io tipicamente scrivo, ci sono diverse strategie, no, per fare un podcast, io preferisco scrivere perché scrivendo mi immagino e ci metto dalle 8 alle 12 ore a scrivere una puntata di 8 minuti, quindi tutto questo tempo, portafoglio vuoto più di prima, e che cosa mi porta? Mi porta alle persone. A me basta una mail di qualcuno che mi dice: guarda, ho condiviso la tua esperienza, leggiti sto libro. Ma ne sono arrivate tante che mi commuove a pensarci, ti giuro. Due giorni fa mi è arrivata una mail di una ragazza che mi diceva: fighissimo, io, a me è successo questo, ti regalo tre canzoni. E mi ha dato tre link di tre artisti che io non conoscevo, che mi sono ascoltato prima di andare in ufficio. E questa roba qui è quella che dice: no, io ne faccio un'altra, perché è questo che dà valore. Cioè, ovvio che si deve mangiare, e molto onestamente, con Io Credo non sarei sotto un ponte se facessi solo questo. Il podcast sta crescendo, noi ci auguriamo tutti che dia la possibilità a chi mette tanto impegno di viverci. Però molto onestamente, Paolo, al momento sono queste mail, che sono persone. E credo che, in riferimento al tuo, a quello che dicevi prima, penso che io, da neofita, ho avuto la fortuna di arrivare dopo al microfono. Quando è che una persona... Cioè, ho ascoltato un po' di roba, eccetera, eccetera, senza togliere niente a nessuno, no? In cui... tutti insegnano, cioè nel mondo di internet praticamente è un insegnamento continuo, perché secondo me, in particolare col podcast, la prima cosa che vedi e l'unica cosa che vedi è il microfono con la tua voce, e in qualche modo sei portato a parlare di te, per te, con te, eccetera eccetera. Io ho avuto la fortuna di arrivarci dopo al microfono, ad esempio scrivere un testo mi fa pensare a chi lo legge, a chi lo condivide. Questo passaggio in due step ha in qualche modo forse influenzato il modo in cui ho poi creato la puntata, perché, come dicevo, non è un insegnamento. Sì, io credo che ci sia un momento nella vita del podcaster, sto dicendo una cosa, vorrei assumere un'aria un po' alla Piero Angela per dire questa roba qui, dove comprende delle cose e scavalla, perché come dici all'inizio c'è un po' la solitudine del podcaster, sì, che punta a raccontare delle cose che sa, quindi è più sul tema lezione. Io l'ho visto nel mio caso, ma ascoltando podcast in partenza sono così, le prime puntate, cioè adesso ti spiego come si sta al mondo, ti spiego qualche esatto concetto, e parli al microfono. Poi dopo un po' ti accorgi di due cose: primo, che dall'altra del microfono c'è una comunità, perché secondo me un riverbero importante del podcast, molto sì più di altri strumenti, è proprio questo creare comunità, sì, questo creare gruppo, gente che ti scrive, che ti contatta, che ti parla, che ti vede, che ti ascolta e ti riconosce dalla voce più che dal viso, sì, magari, esatto, in alcuni casi, che secondo me è specifico del mondo del podcast, non c'è in altre cose. Quindi scopri questa dimensione qui, e poi nel momento in cui scopri che gli argomenti li hai finiti, perché hai fatto 5-6 puntate raccontando questo, devi scoprire, o ti fermi, oppure devi scoprire un mondo nuovo. Ed è il momento in cui cominci a imparare tantissimo, sì, imparare quasi più di quello che trasmetti. Verissimo. Perché capisci che se vuoi andare avanti a dare veramente valore alle persone, non raccontare delle storielle, devi essere tu il primo che li ascolta, che impara, che porta a casa qualcosa. Il famoso insegnando si impara. Sì, che direi è esasperato nel caso del tuo caso, in senso positivo, perché sì, è veramente la necessità di riflettere su quello che dici, perché se dici no, vabbè, qualcosa da dire glielo dico, però se continua a dirgli qualcosa da dire, dopo tre puntate la gente mi manda quel paese, mi manda le canzoni, no? Esatto. Dice, basta, ho capito, lascia stare, no? Invece qui si tratta proprio di imparare. E poi volevo tornare su questo tema che hai accennato anche tu della comunità, perché anche il fatto che siamo qui e c'è tanta gente che è venuta anche soltanto per scambiare due parole, per stringere una mano, come mai secondo te proprio il discorso dell'audio più ancora che del video crea questo forte senso di entrare in relazione?
dal punto di vista evolutivo, credo la ragione sia proprio evolutiva. Noi iniziamo ad ascoltare, a sentire ancora prima di nascere, no? La voce, il suono, l'audio formano le emozioni quando noi siamo ancora nella pancia della mamma. E l'audio ha un potere immenso perché stimola l'immaginazione dove il video non arriva, entra nella nostra intimità, in qualche modo si connette alla nostra esperienza di vita e ci permette di essere creatori ancora invece che fruitori. Siamo bombardati in un mondo di immagini, bombardati in un mondo di feed, bombardati in un mondo di informazioni che noi spesso, io per primo, viviamo passivamente perché ci arrivano addosso. L'audio ti fa riprendere in mano te stesso e dire: no, non lo so come è fatta questa macchina, ma ci penso io a immaginarmela. Quindi c'è questo sviluppo del senso dell'immaginazione che è la stessa che viene fuori quando uno legge. Sì. Quando leggi viene fuori questa necessità di immaginare i paesi, i villaggi, i volti delle persone, dei protagonisti. Direi che è estremamente interessante. Un'altra cosa che volevo dirti proprio collegata a questa, tu hai parlato prima di ritmo, nella tua presentazione hai parlato di ritmo. Io credo che fare podcasting e ascoltare i podcast ci aiuti a capire la forza anche dell'aspetto vocale della comunicazione. Certo. Cosa che generalmente non è proprio il primo delle attenzioni a cui prestiamo quando cerchiamo di comunicare con gli altri. Siamo molto attenti alla parte verbale, alle parole che diciamo, pensiamo che con le parole risolviamo tutto. Abbiamo capito che il body language conta, quindi magari mi atteggio, sorrido, queste cose qui, ma all'utilizzo della voce come strumento e quindi uscire da quella volta tono monotono che fa venire il mal di testa alle persone, non ci pensiamo. Davanti a un microfono devi tirarlo fuori perché te lo giochi tutto su quello. Esatto. E la lezione che tu hai tenuto qui, uso proprio il termine lezione perché è stato molto intrigante da questo punto di vista qui, è capire come utilizzare il ritmo in aiuto al senso che diamo al podcast, al senso che diamo al contenuto del podcast. Assolutamente sì, dici benissimo. La scienza dice che nei tre livelli, verbale, paraverbale, non verbale, in una comunicazione face to face ti arriva circa solo di verbale il 7% delle informazioni. Quindi quando noi abbiamo poco come ricchezza mediatica da poter sfruttare, quel poco dobbiamo essere abilissimi a renderlo una nostra arma e non il nostro boia, diciamo, no? Ad esempio io ho scelto nella creazione del mio podcast, c'è un ritmo che cambia circa ogni minuto e 30 ed è costruito, l'ho scelto in questo modo per un motivo di attenzione. Parte con una storia sempre, perché sono le storie che ci interessano. C'è lo sviluppo di questa storia in qualche modo, ci sono delle riflessioni su questa storia o un approfondimento e infine c'è un crescere che mi insegna qualcosa e mi mette il piede nel passo successivo. Che più delle volte ti lascia lì con l'angoscia. Quindi è una specie di onda che va su e giù e a mio parere, cioè, il ritmo ha un enorme potenziale, ne parlavamo prima, tutti i più grandi speech riconosciuti nella storia del mankind, I have a dream, cioè qualunque cosa ha un ritmo e forse quando siamo davanti al microfono è proprio lì il momento di tirare fuori il nostro miglior ritmo. Quindi è un allenamento importante anche per poi quando andrai a parlare col cliente, con l'investitore, con chi è necessario convincere in qualche modo, perché se hai quella capacità di giocarti anche l'aspetto vocale ottieni molto di più. Assolutamente sì. Ho chiesto già molto a Rossella su Fortune, che è qui lo sponsor principale della giornata di oggi, ti faccio solo una domanda a questo proposito. Qual è il futuro di Fortune? Tu prima mi dicevi che state pensando anche ad andare all'estero. Sì. Ma come lo vedi come espansione? Guardiamo un po' in là. Fra un anno, al prossimo Festival del Podcasting, dove sarà Fortune? Beh, sicuramente al Festival del Podcasting. Noi siamo una startup, Paolo, quindi siamo in ascesa, in evoluzione. Una startup deve crescere e farlo molto in fretta ed è quello quindi che ci auspichiamo per il prossimo anno, essere cresciuti e molto in fretta. Se una startup non cresce in fretta muore oppure non è più una startup. Crediamo che sia il momento giusto questo per avere un business su questi temi. Tornando al tema business, c'è grandissima espansione all'estero, lo sappiamo tutti, anche in Italia sta arrivando. Guardiamo all'estero con interesse, ma ci piacerebbe partire dall'Italia, dove c'è una storia riguardante la lingua incredibile, riguardante la radio incredibile, e ci sono tutte le possibilità perché proprio qui nasca qualcosa di grande intorno al podcasting.
Ecco, l'ho chiesto a Carosella, lo chiedo a te perché collega le due cose e mi interessa il tuo punto di vista. Ci sono tanti podcast in Italia, non coprono tutte le aree. A mio parere, per esempio, c'è poco nell'area letteraria, comunque delle scienze umane, diciamo così. Sì. Senza parlare del crescita personale, della psicologia, sono scienze umane anche quelle, ma io mi riferisco proprio alle cose tradizionali. C'è qualcuno che legge libri classici, sì. C'è qualcuno che magari ha parlato di Manzoni, Dante, cose di questo genere, anche con episodi limitati. C'era Historycast, che era bellissimo. Sì, bellissimo. Bellissimo, terminato. Se tu dovessi dire con la bacchetta magica faccio comparire un podcast che proprio vorrei avere in Italia e avere in Fortune, di che cosa parlerebbe? Domanda bellissima, ma guarda, data la mia interesse, io ne farei uno sulla danza, che è tipicamente uno stile visivo, ovviamente c'è qualcosa che ti arriva dal guardandolo, ma dato che si può danzare con le parole, io ne vorrei ascoltare uno che parli di danza. Fantastico, fantastico. E poi spero che il podcasting aiuti anche un po' a recuperare la bella lingua italiana che oggi sembrerebbe, a giudicare dai messaggini altro, un po' persa. Quindi speriamo che crescano i podcast anche in questo senso. Per esempio, secondo un mondo esplorato da esplorare, che è completamente disabitato, secondo me è tutto quello della scuola, liceo in modo particolare, dove secondo me fare dei bei podcast rivolti agli studenti liceali sarebbe una bomba. Sì, sì. Historycast era in questa direzione, ma ce ne sono molti di più che potrebbero essere occupati, magari anche per qualificarsi a livello di scuola, laddove ci siano delle scuole non statali che vogliono cercare di attirare qualcuno, farlo attraverso il professore che spiega la fisica in maniera meravigliosa, attira un sacco di gente. Assolutamente, sì. Sarebbe veramente l'ideale. Senti, grazie mille, grazie anche per aver sponsorizzato questa manifestazione bellissima. È un vero piacere, Paolo, grazie a te. Alla prossima. Alla grazie. Prossima, ciao. Ciao Francesco. Vendere valore, speciale festival del podcasting. Alcune delle voci dei migliori podcaster italiani. Con Paolo Pugni.